الأولى ما قاط صبحت مغلولة. La causa del popolo Saharawi fa nascere in noi occidentali un senso di colpa, perché noi viviamo nel mondo del consumismo e dell'abbondanza, mentre questi popoli, che lottano per ottenere la propria autodeterminazione, appartengono al terzo mondo e vivono in situazioni di sottosviluppo. Raccogliamo le nostre forze per superare questa che è una colpa storica. Sotto le tende, i Saharawi vivono, o meglio sopravvivono, determinati a raggiungere la loro indipendenza. Direttamente a gente che sta, che vive, gente che vive, non vanno a una istituzione, vanno sì, lì sì.
E allora questo è un aiuto. E sono le cose fondamentali con il sesso. Come l'adozione, loro vanno direttamente a una famiglia e si individua e poi si vede in concreto. Non va inserito dentro il programma generale, sino è portato alla popolazione. È un barangio di persone. Quest'anno l'associazione, oltre al progetto di sostegno a distanza, ha portato nei campi profughi altri tre progetti. Uno prevedeva la consegna di 10 cisterne d'acqua direttamente alle famiglie saharawi. L'altro, Accendiamo una Kaima, tenda, prevede, sempre destinato direttamente alle famiglie, la consegna di pannelli solari compresi di batteria e lampade a neon per dare luce alle tende. Il pannello solare durante il giorno ricarica la batteria che a sua volta di notte alimenta la lampada a neon. Poi sono stati consegnati alla scuola 12 ottobre, nelle mani del direttore Hamad Yahya, 20 computer portatili. Le statistiche mondiali dicono che i Saharawi sono uno dei popoli più istruiti dell'Africa, pur avendo scarsità di strutture. Il sostegno a distanza rispetto agli altri anni si è svolto in modo diverso. Avendo raggiunto un numero elevato di adesioni e avendo poco tempo a disposizione, le famiglie sono state convocate nelle strutture comunali in modo da abbreviare i tempi di consegna, anche per dare modo a loro stessi di preparare una lettera per la famiglia italiana. Le altre famiglie, che non potevano raggiungere il comune per problemi di salute, sono state incontrate da una delegazione dell'associazione nelle loro tende.
L'associazione vi ringrazia e vi dà appuntamento al prossimo anno.